Bentornati su RetroPlay, questa volta parliamo di Wanted Monty Mall, ovvero il primo gioco della serie di Monty Mall, realizzato nel 1984 da Tony Crowther e pubblicato dalla Gremlin, che all'epoca si chiamava ancora Gremlin Graphics. Allora, il gioco, secondo le leggende, secondo quel che si dice, Tony Crowther lo realizzò in risposta allo sciopero dei minatori che ci fu in Inghilterra intorno al 1983-84. Ci fu questo sciopero dei minatori, adesso non so precisamente la data quando ci fu. E in sostanza nel gioco abbiamo Monty Mo, che è un talpone che rappresenta i minatori, appunto, che va sotto nelle miniere per recuperare il carbone necessario a scaldare la sua famiglia durante l'inverno che sta arrivando. E allora, ecco, Wanted Monty Mall, che molti conoscono semplicemente come Monty Mall, eccolo qua il primo gioco della serie. Come vediamo già nell'episodio, dobbiamo prendere. Allora, c'è chi dice che sto gioco ambientato nel Far West, io non lo so, perché cioè, non si capisce bene qual è la, come si dice, l'ambientazione. Si vedono solamente che ci sono questi minatori, il nostro Monty Mall c'ha il caschetto da minatore in testa. Adesso andremo a giocare, eccolo qui. Cioè, livello hard, no, io non voglio giocare a livello hard, ragazzi. Come faccio a cambiare livello di difficoltà? Non so, io sto gioco non ci gioco da anni, quindi non me lo ricordo assolutamente. Eccolo qua, il nostro Monty Mall, che abbiamo portato joystick, se no, eccolo qua, adesso possiamo muoverlo. Saltiamo, zompiamo, eccolo qua. C'è un secchio, dobbiamo andare a prendere. Ecco, proprio se siamo andati finiti. Dobbiamo prendere il secchio, ecco qua l'altro minatore che ci vuole gonfiare di botte. Noi scappiamo, perché i minatori, ricordiamo che sono in sciopero. Quindi non vogliono. Ai ai ai. Attenzione. Come faccio qua? Niente. Allora, devo trovare il modo per spaccare quella roccia. Niente, rip. Che questo è un classico di Tony Crowther. La lapide ho scritto riposa in pace. Un classico di Tony Crowther, anche in Potty Pigeon. Infatti, nella versione italiana il gioco si chiama Il Piccione Rip, perché probabilmente gli hacker, i pirati, si pensavano che, cioè quelli della Edgam eccetera, si pensava, abbiamo preso la cassetta attrezzi, si pensavano che il piccione si chiamasse Rip, invece Rip vuol dire riposa in pace, ragazzi. Ecco, attenzione qua, sali, monti, sali. Allora, questo qua è il primo gioco di una serie, come abbiamo detto. No, attenzione, mamma mia. Prendendo la cassetta di attrezzi siamo riusciti ad aprire la porta che c'è la porta, il masso che bloccava. Somiglia anche un po' a Son of Blagger questo gioco qui, che era il seguito di Alligata Blagger, sempre di Tony Crowther. Che figura di... No, stiamo andando malissimo, ragazzi, stiamo perdendo un botto di energia. Mannaggia, è difficile questo gioco, Allora, siamo al punto 3, eccoci qua, così sono i checkpoint. C'è una leva qui, vediamo se riusciamo a... Ah, la leva rappresenta checkpoint, sì, me l'ho dimenticato questa cosa. No, attenzione, c'è la pressa, e poi pressa che poi rivedremo anche in Impossamol, ovvero l'ultimo gioco della serie. Porca vacca, sono cascato come uno scemo. Ari Rip, un'altra volta, facciamo una terza partita. Dicevo, questo è il primo gioco della serie. Il secondo gioco della serie non è mai uscito su Commodore 64 e si intitolava Monty is Innocent, perché infatti Monty, dopo questo fatto che lui andava a prendere il carbone nella miniera in maniera non credo troppo legale, perché lui non era un vero operaio della miniera, era solo un talpone. E allora, dopo, lui viene arrestato e nel secondo gioco della serie, ovvero Monty's Innocent, noi dovremo interpretare un topone amico di Monty che cerca di farlo evadere dalla galera. È un gioco molto bellino, però non è uscito su Commodore 64, è uscito solo su Spectrum, solo su Sinclair Spectrum. Magari ne parleremo, perché comunque mi sto attrezzando anche per far vedere i giochi Spectrum, ragazzi, che ce ne stanno certi veramente belli, tipo Jetpack della Ultimate, che poi sarebbe la Rare, quella che poi sarebbe diventata la Rare. La Rare, che sono quelli, ragazzi, quelli di Banjo-Kazooie, di tutti questi giochi bellissimi per Nintendo, insomma, un sacco di bella roba hanno fatto. E poi, attenzione, c'è una roccia che va avanti e indietro gigante. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andarci là sotto? Io non ci voglio andare, io nessuno. Vabbè, io vado su. Non credo niente, vado su. Allora, dicevo, dopo il Monty's Innocent,
uscì anche un altro gioco della serie. No, no, porca vacca, no. Uscì l'altro gioco della serie Monti, che è qua? Ah, il carbone, andiamo a prendere il carbone. Oh, ovviamente avevo preso un pezzo di carbone, l'abbiamo fatto. Allora, uscì il terzo gioco della serie, che è su 64, il secondo, si titola Monty on the Run, ovvero Monty in fuga. Fa vedere che Monty scappa tornato a casa sua dopo essere fuggito da galera, scappa dalla casa e si deve imbarcare su una nave. Ci sono tanti livelli, tante schermate, è un platform a schermata fissa, quello là è più simile a, come possiamo dire, più simile. Come si chiama? Manic Miner, il mitico Manic Miner, che piuttosto a questo qui, che somiglia un po' più a Son of Blagger, perché questo c'ha lo scrolling, come vediamo. No, 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 porca zozza. E dopo, oh, siamo morti un'altra volta, facciamo un ultimo tentativo, dai. Allora, dopo Monty on the Run ci fu Auf Wiedersehen Monty, dove noi dobbiamo andare in giro per l'Europa. Ogni livello rappresenta una diversa nazione. E poi dopo di quello invece c'è stato solo Impossamol, che io penso di averne già parlato sul canale. Se non ne ho parlato ne parlerò a breve. Quindi perché. No, cacchio. No, la roccia c'è cascata in testa. Pure se abbiamo preso la casetta d'attrezzi. Ma porca vacca. No, niente, questa partita è da dimenticare, ragazzi. Mannaggia, è andata malissimo. Allora, dicevo. È uscito poi Impossamol nel 90. Io lo comprai nel 90 quel gioco lì. Che ricorda anche un po' questo primo Monty Wanted Monty Mall, perché c'ha alcune similitudini, però è un platform più evoluto dove si può anche sparare, mentre qui possiamo solo schivare la roba come nei vecchi, vecchissimi platform, quelli più antichi. Allora, questo era Monty Mall. Ah, una cosa volevo dire, Monty on the Run, il secondo su Commodore e il terzo su Spectrum, è uscito poi anche su Nintendo NES, però in versione giapponese, su Famicom Disk System, ovvero quei dischetti che tu mettevi nelle boot, nei distributori di giochi, mettevi i soldi e ti registravano sul dischetto il gioco, una figata. Ma Famicom Disk System, c'erano anche ovviamente le confezioni già col gioco già pronto dentro. E però Monty on the Run su Famicom è completamente diverso, tanto che il protagonista, anche se si chiama Monty, non è un tarpone, ma è un umano con la barba e deve scappare dalle forze dell'ordine. E anche il gioco è totalmente diverso, poi magari un giorno lo vedremo. Vabbè ragazzi, questo era Wanted Monty Mall. Spero di parlare anche degli altri giochi della serie prossimamente. Ci vediamo ai prossimi episodi. Ciao ragazzi!